Peccato, comunque partirà in 16ª posizione. E ora attenzione, perché qui c'è tanta voglia di riscatto, c'è tanta grinta ed è la prima testa stretta che vediamo impegnata. BB Ben Bostrom, pilota che lo scorso anno su questa pista ha collezionato un secondo posto dietro a Kortsner in gara 1, un secondo posto dietro a Haga in gara 2. Andiamolo a vedere, purtroppo negli ultimi giri ha avuto un problema elettrico che lo ha bloccato con la moto buona al box, mentre gli altri stavano tirando come forsennati. BB è stato rabbioso al box e non ha potuto dare la zampata. 2 decimi in vantaggio per Ben Bostrom, anche lui con la testa stretta a disposizione come voleva dalle superbike americane dove correva 2 anni fa, le gomme Dunlop, quest'anno ha le gomme che voleva e può esprimere tutto il suo potenziale. Andiamolo a vedere insieme al suo box l'ingegnere Marinelli, Roberto Valletta, capo meccanico, l'ex campione di motocross Guglielmo Andreini. Questo è il suo team, è in netto vantaggio. BB è uno dei favoriti per la gara di domenica, è stato velocissimo nei test invernali, sta guidando molto bene. Questa è una pista che favorisce il suo stile personalissimo, tutto sull'anteriore di traverso. BB va a chiudere in 36.8 ed è in prima, no, in seconda, e dietro, attenzione, a Neil Oxon, non ce l'ha fatta. 36.74 rimane Neil Oxon davanti. Bostrom mi sa che non è riuscito a trovare il giusto setup. Applausi del pubblico. Andiamo a vedere quindi la classifica con Oxon, GSE Ducati, 996 replica,